Io sono Luciano Sirighini, sono candidato nella lista di Forza Italia per il Consiglio Comunale. Quest'anno abbiamo questa inversione di tendenza, solitamente ci si candida prima in Consiglio Comunale e poi come sindaco, io faccio inversamente. Mi sono candidato prima come sindaco 5 anni fa con la mia lista civica, stavolta faccio un passo indietro, mi candido come consigliere comunale e nel mio partito, il partito che è mio da 27 anni, Forza Italia. Siamo qui nel cuore di Saronno. E proprio dal cuore e nel cuore di Saronno noi cercheremo di entrare perché sono lì i punti cardini della nostra politica. Il cuore, l'interesse per le cose che contano per i cittadini, l'interesse per il bello, l'interesse per la cultura che si rispecchia perfettamente nell'operato della nostra assessore Maria Assunta Miglino, che ha portato finalmente, dopo anni di silenzio, ha portato una voce forte nella cultura. E noi seguiremo questo percorso. Saronno ha bisogno di rinnovamento, ha bisogno di persone capaci e competenti al posto giusto. Noi con la nostra lista, con le nostre persone, con le nostre capacità cercheremo di arrivare a questo punto. E come ho detto prima, andremo contro tendenza, contro una tendenza politica che purtroppo cerca di appiattirsi su un pensiero comune. Noi porteremo un rinnovamento, pur avendo materialmente un partito che ormai viene considerato vecchio, visto che ormai i partiti nascono come funghi, però Forza Italia, quando è nata, e io lo posso testimoniare essendoci stato, aveva alla base il grande progetto liberale. Il grande progetto liberale e popolare con i nostri padri storici, De Gasperi, Sturzo. E lì abbiamo anche internamente il dovere morale di ricollocarci. Dobbiamo fare in modo che Forza Italia possa risorgere, possa rinascere, partendo da questi valori fondamentali, il popolarismo liberale, europeo, ed è lì che dobbiamo guardare, perché noi siamo figli del Partito Popolare Europeo e dobbiamo fare in modo che Forza Italia possa tenere viva la sua identità, in modo da poter portare anche a Saronno quella forza grande e innovatrice che la cultura liberale e popolare può dare. Siamo diversi da tantissimi altri partiti, anche partiti che a livello nazionale sono nostri alleati e anche a livello locale sotto certi punti di vista, ma noi siamo un'altra cosa. Se noi potremo amministrare la città fin dal primo giorno, questo è importante, faremo in modo che Saronno possa rinascere come un grande giardino con dei fiori bellissimi. La faremo ritornare veramente bella. Questo è proprio uno degli impegni principali che abbiamo messo nel nostro programma. Far tornare Saronno a sorridere, per far tornare a sorridere anche i saronnesi.